Col dottor Maurizio Borghetti, medico dell'ospedale maggiore di Crema. Dottor Borghetti, ancora tu, cioè non era previsto oggi, ecco, come va? Va bene, va. Diciamo che faccio un canto libero. Ecco, oh, tra l'altro fammi dire che qua abbiamo visto, in televisione abbiamo visto le immagini del videoclip, cioè fu tutta una giornata in cui Lucio Battisti girò, lo dico così perché è una storia interessante, girò questa roba, dovrebbe essere sui Monti della Tolfa, ma non mi ricordo esattamente, e praticamente si buttava in mezzo ai fossi, eccetera, eccetera, e il regista gli diceva, ma sei sicuro, lo vuoi continuare a fare? Sto una favola, il giorno dopo c'aveva 40 di febbre, ecco, per dire, no? Comunque uno dei primi videoclip nel 1976. Allora, perché abbiamo voluto richiamare il dottor Borghetti? Perché ieri ci eravamo lasciati con questa storia dei presunti 5 giovanissimi, giovani insomma, no? Intorno ai 20 anni, che sarebbero in condizioni, allora, definite prima gravissime, prima intubati, terapia intensiva, gravissima. Adesso siamo scesi a condizione severa, tant'è vero che il dottor Lopalco, che è responsabile della task force anti-Covid in Puglia, ha voluto fare la distinzione tra grave e severa. No, dice severa, vuol dire che sono ricoverati, non necessariamente in condizioni estreme, e ha dato anche, avrebbe dato anche le coordinate, appunto, dove sarebbero ricoverati questi ragazzi. Allora, 4 dei 5, secondo la versione data dal dottor Lopalco, sarebbero nel reparto malattie infettive tropicali dell'ospedale di Foggia. Però qui arriva il giallo, dottor Borghetti, perché? Io quando ho chiesto nel gruppo famoso dei 100.000 medici che corso coronavirus di Facebook, ho chiesto notizie, un collega, perché lì bisogna scrivere esattamente dove sei, chi sei e anche... E deve essere verificabile. Esatto, nome e cognome, e lui ha detto, ed era dei malattie infettive di Foggia, quindi presumo che... cioè proprio là dove dovrebbero stare questi 4, insomma. Ha detto, qui non ci sono. E credo che questa questo... si colleghi anche al fatto che dall'11 agosto in poi, come bollettini, come notizie ricoverati, nella Puglia sono state ricoverate 2 persone, da un 80enne, da cui uno in malattie infettive e uno in rianimazione, e non sono ventenni, insomma, ecco. Quindi dire così, poi ho visto che mi sembra un po' arrampicato sugli specchi, perché un conto è dire, cioè, ci sono dei ragazzi giovani in rianimazione, perché siano 4, siano 5, siano 3, già comincia a essere una notizia. Adesso sembra che lui dice che avrebbe detto dagli archivi, non credo che chi l'ha intervistato, siccome è andato a finire su tante... Su tutti i giornali, tutti siti. Quanti si siano inventati un qualcosa, diciamo, non era dagli archivi, intendeva dire... La cosa era, ci sono una notizia, doveva essere occhio ragazzi, perché ci sono dei ragazzi giovani in rianimazione. Però se tu dai una notizia, soprattutto penso se sei a un certo livello di incarico eccetera, deve essere un qualcosa di almeno un po' verificato. Poi voglio dire, perché puoi andare a dire, a spiegare qual è la differenza fra critico, severo negli ospedali, che presumo abbia frequentato, non lo so, io li frequento, non è che si porta un ragazzo o comunque una persona in rianimazione piuttosto una parte o l'altra e stai lì a pensare alla definizione, se ci sono dei parametri eccetera che consigliano di portare il malato in rianimazione lo porti, altrimenti se ci sono i parametri, le situazioni che lo tengo di ritenere reparto, lo reparto o ti è reparto, non stai lì a pensare se è critico, severo o quant'altro. Quindi allora non c'era, se era vero, voglio dire che in rianimazione, sia che fossero intubati o che non fossero intubati, non c'era bisogno di andare a dire, secondo me, di andare a spiegare questa differenza, per cui mi sembra che ci siano un po' tutti arrampicati sugli specchi su qualcosa che è uscito, che secondo me
in questo momento, ma neanche prima, non è il caso che esca, nel senso la popolazione va informata, poi va informata sulle cose reali il più possibile, soprattutto in questo periodo. Quindi poi non risulterebbe... I moniti che vuoi. Ecco, sì, sì, no, allora diamo qualche altro dettaglio in più su questa chat di 100.000 medici italiani, che riguarda appunto la condivisione di notizie che riguardino il Covid. Quindi questa è una roba affidabile, insomma, no? Cioè chi c'è è sicuramente un medico, no? E deve essere, e viene verificato che sia proprio quel medico lì e lavori proprio in quel reparto lì, in quell'ospedale lì, è giusto questo? Sì, nessuno può fare commenti se non mette nome e cognome ai reparti di appartenenza. Questo è il minimo, e poi vengono verificate anche le notizie, perché magari uno può dire cose, pur essendo un medico, che non sono opportune, certo, nell'ambito del gruppo, ci sono gli amministratori che decidono, per cui... Quindi è una roba seria, sì, è un modo di condividere informazioni. Notizie, anche perché si tratta di una malattia, mi sembra di aver capito da tutto quanto, visto che ormai se non so quante teorie siamo arrivati, e di questa malattia mi ha capito ancora un poco, tutto, nel senso che è una malattia nuova che ha colto anche in parecchie situazioni il sistema sia sanitario, ma anche tutto il sistema politico, eccetera, su una malattia che è piuttosto nuova e non si conosce molto bene, altrimenti non nascerebbero teorie una dopo l'altra. Per cui anche per noi è anche importante sapere e confrontarsi con tanti colleghi per capire dalle altre parti, di avere magari qualche notizia che potrebbe essere utile nel tuo campo, nel momento in cui devi poi fare diagnosi o trattare, nel mio caso fare diagnosi, per cui magari conosce dei reperti anche radiologici piuttosto che di TAP visti da altre parti, che magari tu puoi far tesoro e utilizzare Ma io l'ho chiesto perché insomma bisogna capire se questa smentita che arrivava dall'ospedale di Foggia, anzi dal reparto malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Foggia, da parte di un medico che si è fatto identificare dal gruppo, fosse affidabile oppure no. Insomma, tenuto conto degli standard di questa roba, sembrerebbe affidabile, no? Sì, lui ha detto che non ci sono, per cui vuol dire che non ci sono, cioè non sono lì, ecco, non... Beh, questa è una cosa, è il giallo dell'estate, è il giallo dell'estate, è una cosa incredibile. Sì, purtroppo anche perché si parla di ragazzi ventenni che in teoria dovrebbero avere una patologia seria, eccetera, è comunque importante, e quindi vuol dire, invece... Da quello che si capisce adesso non ci sono, quindi mi sembra piuttosto una cosa non di poco conto. Insomma, sembrerebbe che appunto la toppa sia peggiore del buco, no? Cioè è stato detto che appunto c'erano questi ragazzi malati, malatissimi, gravi, gravissimi, non c'è cosa di questo genere, e poi alle verifiche questa notizia non ha retto, ecco, tant'è vero che persino Mentana, no, col suo open online, insomma, stamattina si domandava, e me l'ha mandato proprio il dottor Borghetti, dice: visto, abbiamo anticipato quello che poi è stato scritto in giro. Insomma, persino Mentana si domandava, ma poi sti ragazzi malati di Covid in condizioni gravi ci sono o non ci sono? Dopo che la domanda l'ha fatta, cioè è stata proposta da Mentana, è arrivata questa sottolineatura da parte del dottor Lopalco, e però poi anche questa sottolineatura probabilmente non ha retto alle verifiche. Insomma, sarebbe opportuno dare delle notizie vere, ecco, no? Tanto voglio dire, la gente spaventata già è spaventata, no? Quindi non c'è bisogno di spaventarla di più inutilmente. Adesso è stata perché c'è l'occhio soprattutto ai giovani, però ho capito che se tu dici attenzione, perché anche il giovane, sapere pure raramente, perché sappiamo bene che colpisce la malattia
non tanto il cosiddetto contagio o il tampone positivo, ma la malattia colpisce molto molto meno, non ne parliamo dei decessi che è addirittura sotto i 30 anni è praticamente zero, e cioè, si avvicina allo zero. La notizia deve essere attenzione, perché potete in teoria ammalarvi di polmonite, di prendere una polmonite curabile non grave. Vabbè, è chiaro che non questo lo sapevamo già, cioè... lo sapevamo già, non c'era bisogno che lo dicessero il responsabile della Force anti-Covid, della regione anti-Covid. Notizia che poi era stata ripresa, perché in un'intervista su Corriere anche il dottor Miotto, che è a capo del coordinatore del CTS, tipico, sì. Esatto, del governo, anche lui parlava dei giovani in rianimazione. Allora, se ci sono, vediamo i casi e tutto quanto, se non ci sono, lasciamo perdere. Cioè, non, già, voglio dire, il clima è già piuttosto di spavento, perché la gente comunque spaventata, i ragazzi comunque non è che questo il sistema per poter dire facciamogli più attenzione, secondo me sono altri. Anzi, se poi si accorgono che vengono messe in giro le bufale, pensano che è tutta una bufala, insomma, no? Quindi al lupo, poi alla fine uno non crede nemmeno alle cose più basilari, insomma. Quindi un'informazione corretta è alla base della prevenzione. Se tu fai se tu dai delle informazioni esagerate o addirittura false, produce esattamente l'effetto opposto. Quindi veramente è una cosa di una gravità estrema. Vengono smentite, sì, sicuramente. Dottor Borghetti, grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi tutti.